6 minuti più recupero. Siamo insieme sotto rete, tra l'altro è una serata particolare perché l'Arezzo, adesso che abbiamo iniziato, sta ancora giocando, però sta purtroppo perdendo con il Cesena. Qui con me Luigi Alberti, buonasera. I colleghi e Fausto Sarrini. Buonasera. Noi commentiamo un po' quello che sta succedendo. Purtroppo, ancora una volta, Luigi, il secondo tempo è stato, al momento è fatale per l'Arezzo, però diciamo che forse il Cesena ha giocato un po', no, nel primo tempo, anche se l'Arezzo nel primo tempo poi comunque aveva mostrato di poter tenere. Che cosa ne pensi di analisi della partita? Se dovessimo fare una comparazione pugilistica, una vittoria alla distanza, appena i ritmi sono calati, il cambio in panchina, e la vittoria del Cesena è proprio maturata con i cambi, ha piazzato un terribile 1-2 su cui nulla ha potuto fare la formazione Amaranto, che tra l'altro da un quarto d'ora gioca con un uomo in meno ed un giocatore importante. Ecco, ricordiamo il capitano. Come Settembrini, non puoi certo regalare un giocatore di quel livello, ma soprattutto per l'importanza che ha a una formazione compatta, quadrata, forte come il Cesena, che non nasconde le sue ambizioni, che questa sera con il successo di Arezzo torna stabilmente al secondo posto e diciamo davanti anche alla variabile Torres, che è una sorpresa un po' per tutti. Punteggio pieno, ecco, la squadra romagnola e la squadra, come giustamente aveva detto Paolo Indiadi in sede di presentazione della partita, è la più seria candidata a vincere questo campionato. Lo ha dimostrato anche questa sera. È una squadra che magari me l'aspettavo forse anche più spettacolare, invece è molto quadrata, molto compatta, che ha dei giocatori sempre in grado di piazzare la botta vincente. È successo questa sera, dove Fausto ha vinto anche in maniera cinica per certi aspetti, perché l'Arezzo nel primo tempo ha tenuto botta con grande, diciamo, sufficienza, però si vede che il Cesena insomma già ha avuto tre opportunità grosse nel primo tempo. È vero, 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 sì. Ha ragione Luigi. Anche io mi aspettavo magari un Cesena anche più spettacolare, perché vedendo poi il ruolo di rimarcia, i 20 gol fatti, no? sì, i giocatori che ha, però hanno giocato da squadra. Esatto, nel primo tempo, pur non facendo grandi cose, hanno avuto tre occasioni nitide per andare in vantaggio. L'Arezzo, pur tenendo testa più che dignitosamente, non ha costruito un'azione vera da gol in tutta la partita. È mancato molto anche in attacco, diciamo. Cesena è un'altra caratura di squadra, parliamoci chiaro, poi ha fatto dei cambi che sono ben diversi rispetto da quelli che può fare l'Arezzo, diciamo anche questo. Il risultato l'avevi tenuto fino a un certo punto, poi è arrivato il gol di Bumbu, l'espulsione di Settembrini ha praticamente chiuso la partita, dopo è arrivato il secondo gol, ma era una logica conseguenza praticamente dopo l'1-0. L'espulsione di Settembrini è stata, come dire, l'ultima speranza che è venuta a mancare per l'Arezzo. A quel punto lì, uno in meno con una squadra più forte, c'era poco da fare. Barbara, è stata un po' come una partita a scacchi. Il Cesena è riuscito a piazzare la mossa vincente nel momento più. Tra l'altro, negli scacchi bisogna aspettare. Il Cesena ha aspettato nel primo tempo. Io, tanto per aspettare anche noi, insomma, ricordiamo che avremo anche i collegamenti dallo stadio. Vorrei precisare che il vestito è bianco-blu e comunque abbiamo la sciarpa amaranto, perché in TV sembra scuro, ma in realtà è bianco-blu. Ma al di là del vestito, intanto per cercare di analizzare questa partita, Luigi, c'è davvero una sindrome del Città di Arezzo? Ma sì, questa poteva sembrare una casualità due settimane fa, infatti questa battuta la facemmo proprio anche all'allenatore, che però disse ancora presto per dirlo. Adesso penso che Fausto mi possa suffragare, possiamo dire che l'erba del comunale sta diventando sempre più allergica per il colore amaranto, ed è anche un vero peccato, perché questa sera, se possiamo fare un elogio, c'è stato uno splendido colpo d'occhio, un tifo meraviglioso, la curva ha incitato la squadra anche nei momenti più delicati, insomma abbiamo vissuto un'atmosfera da Serie B, non da Serie C. Però il responso del campo è stato impietoso, Fausto. Sì, ma d'accordo, perché poi erano anni che l'Arezzo non aveva un seguito così. Anche fuori si è tornati a parlare dell'Arezzo, come non accadeva da tempo. Questa sera oltre 5.000 spettatori, insomma, abbiamo visto anche la curva degli ospiti piena, non ci capitava più. Esatto, in Serie C, a parte
la semifinale col Pisa del 2019, dove c'erano quasi 9.000 spettatori, ma durante il campionato c'era gente, ma non insomma mai ai livelli come stasera, come con la Carrarese. Bisogna ritornare indietro al campionato vinto 20 anni fa per avere un seguito così, quindi è anche un peccato, no? Non regalare una soddisfazione in casa a questo pubblico. 4 partite, si poteva stare a riperdere con la Carrarese, con Cesena, ma francamente fra Olbia e Pontedera, due squadre, diciamolo, alla portata dell'Arezzo, minimo una partita la doveva aver vinta. Ma e meno male che ci sono state queste due vittorie fuori casa. Luigi, no, io volevo chiedere, ma è più quello che manca, tutto sommato, guardando nell'insieme, no, della squadra, quello che manca in difesa o in attacco? Ma secondo me manca tutto, no, in ogni reparto, ma il problema maggiore è proprio il centrocampo, dove non c'è il giocatore che detta i tempi e soprattutto decide come velocizzare l'azione. Sì. Perché Mavuli ha fatto una buona partita anche questa sera, anche se poi è stato condizionato da un cartellino che ha rimediato, però è un grosso interdittore, non è un grande costruttore di gioco. Lui preferisce giocare adesso con questo falso 4-3, perché in realtà Settembrini gioca in una posizione più avanzata e in realtà noi giochiamo con Mavuli e Bianchi o Damiani nell'occasione a fare da, diciamo, da metodisti. Però i due secondo me non esprimono delle buone simmetrie. Attenzione, perché c'è un'azione pericolosa del Cesena, per fortuna si ferma lì. Il tiro termina alto e siamo ormai nella fase di recupero. E quindi insomma il Cesena adesso ha vita facile nel poter affondare, e secondo me i problemi maggiori, ripeto, sono a centrocampo. Poi questa sera là davanti siamo stati completamente sterili, lo possiamo dire, una sì. prestazione negativa di Pattarello questa sera sotto tutti i profili, ci ha provato, ma è andato proprio a sbattere contro il muro. È l'unica volta che ha avuto lo spunto buono per affondare sul fine del primo tempo e si è perso nelle nebbie, e francamente non si riesce a capire quale soluzione è andato a scegliersi, ed è finito in balia della rete difensiva della formazione romagnola. Iori non pervenuto in difesa, devo dire che Chiosa e Risaliti hanno fatto la loro buona partita. Ricordiamo anche che non c'era Polvani. Non c'era Polvani, e tra l'altro una buona prestazione quella di Risaliti, che ha fatto il titolare proprio in extremis. Non dimentichiamo che manca anche Masetti, e proprio in questo momento è finita la partita 2-0 per il Cesena. Insomma, però ecco, non drammatizzo su questa non drammatizzo su questa, con questo risultato, su questa sconfitta. Io delle due recrimino più sulla prestazione con il Pontedera, sul pareggio con l'Olbia, dove ancora non riesco a capacitarmi delle scelte iniziali, dove di fatto non venne applicato il turnover, ma venne schierata una formazione nuova di zecca con dei giocatori che finora erano stati poco utilizzati. Ma può influire in questa squadra, in questo gruppo, anche l'aver forse riconfermato troppi giocatori, magari qualcuno un po' meno adatto per la categoria, perché sappiamo che lo stacco dalla Serie D alla Serie C è notevole, Fausto? Sì, indubbiamente. Cioè, l'anno scorso, con tutto il rispetto, squadre come il Cesena, come il Pescara, ecco, come il Perugia, neanche le brutte copie, con tutto il rispetto, il campionato di Serie C è completamente diverso. Ma poi questo girone qui, il girone B, è forse il più competitivo in assoluto. Ci sono squadre che potrebbero salvarsi. Fausto, tu che sei un amante della statistica, in questo girone ci sono 6 o 7 squadre che hanno giocato in Serie A e 2 hanno fatto la vecchia Coppa UEFA. Come no? Come il Cesena e il Perugia. Come il Cesena e il Perugia, sì, ma infatti. Anzi, il Perugia ha fatto anche l'Intertoto, mi pare che l'abbia vinto. Quindi sì, questo, sì, com'è? Ma è tutto un altro campionato, quindi questa squadra è qualcosa gli manca. Sì, è vero, l'obiettivo hanno sempre detto che è la salvezza, giusto? Deve essere la salvezza. Deve essere la salvezza, perché però magari anche per raggiungere anche per questo obiettivo minimo ci pare di capire che anche serva comunque completare un po' i reparti, magari vendendo qualche giocatore, inserendo, no, delle pedine un po' nuove. È una squadra che, insomma, contando sull'esperienza di Giovannini, che è uno che capisce di calcio, credo che
si sia reso conto che insomma appena possibile bisogna intervenire. Questo dipende anche da quello che vorrà fare Manzo, sì, e la società, perché certo, a livello strategico la società ha deciso quest'anno anche di fare un'altra cosa, quella di investire, giusto, sulle strutture e quindi di fare largo anche sui giovani. La partita è finita. Sì, la partita è finita in questo momento, 2-0 per il Cesena. Però non dimentichiamo, Barbara, quello che disse proprio qui in questa trasmissione la scorsa settimana Paolo Giovannini, quando disse: stiamo monitorando la situazione, soprattutto sul fatto che subiamo troppi gol, e questa sera la catena dei gol subiti si è ulteriormente allargata. Qualcosa dovrà essere fatto, ma non tanto su un difensore in più. Qui secondo me è proprio un problema di struttura, di fase difensiva, dove anche gli stessi centrocampisti, anche magari gli stessi attaccati, dove c'è il solo Gucci che fa il terzino, anche stasera ha fatto un intervento, ha salvato un gol praticamente nel primo tempo, però qualcosa dovrà essere fatto proprio per dare maggiore qualità e per aspirare ad una salvezza tranquilla, altrimenti ci sarà da soffrire fino alla fine. Ecco, noi ricordiamo che appena possibile saremo in collegamento con lo stadio Città di Arezzo, dove c'è Luca Caneschi per noi. Fausto, in una battuta, comunque nella serata qual è il giocatore che ti è piaciuto di più in chiave Amaranto? Ma non è che uno che ha brillato magari più di altri, ci sono diversi giocatori che hanno fatto una partita più che dignitosa. Lo stesso Trombini ha fatto due buoni interventi nel primo tempo sui gol, soprattutto sul primo non mi sembra che abbia responsabilità. Ha fatto poi un errore verso la fine del primo tempo, ci ha pensato Gucci a salvarlo, ma insomma la sua prestazione è positiva. Chiosa è un difensore. Anche Chiosa risaliti bene, un ampliamento alla sufficienza. Non c'è dubbio. Non c'è lo stesso dubbio. Mavuli si è dato lo da stesso, fare, sì, tanta quantità. Poi dopo... è sottotono, sì, Pattarello, come ha detto dopo Luigi. Dopo c'è tanti 5 e mezzo. Sì, 5 e mezzo. Sì, ad essere insomma generosi o ad essere poi stretti. All'Arezzo, cioè, poi bisogna considerare anche il valore dell'avversario, sì, magari. Ecco, devi valutare con chi giocavi e anche e soprattutto c'è una netta discrepanza fra quel buon primo tempo e una pessima ripresa. Pessima ripresa. Però questo ormai purtroppo sta diventando un trend, costante. È una costante, credo che questo poi, insomma, dovrà essere un settore di intervento, no? Come manca magari, giustamente, come diceva Luigi, un centrocampista di riferimento, davanti qualcosa, più di qualcosa manca. Parliamoci chiaro, ma più di qualcosa. Noi intanto ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo tra poco. Ed eccoci, siamo di nuovo in studio, pronti a dare la linea al nostro direttore, a Luca Caneschi, che si trova allo stadio Città di Arezzo, dove è appena terminato l'incontro tra Arezzo e Cesena. Luca, sei con noi? Ci senti? Sì, vi sento, sono già qui in postazione, ovviamente ancora non ci sono ospiti, nel senso i protagonisti, due allenatori, non so poi chi saranno i calciatori. La partita, come hai detto, è finita da pochissimo, secondo tempo che ha cambiato un po' le carte in tavola rispetto a quello che avevamo visto nella prima parte di gara. Certo, il Cesena è squadra più forte e anche in campo lo ha dimostrato, però l'Arezzo forse qualche ingenuità di troppo, davvero, che in questa categoria difficilmente ce la si può permettere, perché in realtà anche dopo il gol subito, anche se subito in una circostanza è sembrata troppo facile, in precedenza c'era stata questa protesta per il fallo di mano in area di rigore, quindi un episodio che poteva invece svoltare la partita a favore dell'Arezzo. Ecco, però anche dopo l'1-0 la sensazione è che l'Arezzo poteva ancora giocarsela la gara. È stata probabilmente l'espulsione di Settembrini l'episodio che ha cambiato la partita più ancora della rete del vantaggio bianconero. Poi c'è stato il 2-0 nel finale, addirittura il Cesena poteva anche dilagare, ma non sarebbe stato giusto secondo me per quello che si è visto in campo, perché l'Arezzo comunque ha tenuto botta, è una partita anche molto fisica, molto combattuta e ripeto, le ingenuità come quella di Settembrini in questa categoria, in una partita con questo coefficiente di difficoltà, credo che non ce la si possa permettere. Stranamente, dobbiamo dire, contrariamente alle sue abitudini, Indiani sostituisce sempre i giocatori o sostituisce volentieri i giocatori ammoniti. Stasera invece aveva dei tre centrocampisti, c'erano due ammoniti e uno no, e è uscito proprio quello che non era ammonito, cioè Bianchi. Sono rimasti in campo Mavuli e Settembrini. Con Stefano Brandinidini un commento proprio su, non tanto su questo risultato, ma dicevo su questo
episodio dell'espulsione di Settembrini, un episodio che si ripete con un po' troppa frequenza in un campionato però difficile come questo e contro avversari come il Cesena, è una cosa che non ci si può permettere. No, assolutamente no, oggi Andrea si è visto subito, perché poi è un giocatore della sua esperienza, ma la stessa ammonizione che ha preso proprio allo scadere del primo tempo, cioè tu non ti puoi permettere comunque di prendere due ammonizioni per reazioni o per falli così, però insomma al di là di ora di puntare il dito sul singolo, ma oggi secondo me è stato anche a livello di prestazione un grosso passo indietro, insomma io ho visto una squadra in totale difficoltà e credo che qui bisogna rivisitare un po' anche lo stile di gioco che deve avere questa squadra, perché se siamo tutti d'accordo che questa squadra quest'anno si deve salvare, bisogna pensare anche in modo diverso, specialmente quando giochiamo contro queste squadre qui. Ho visto una squadra molto lunga, ho visto un Bianchi in difficoltà sempre a voler prendere il pallino del gioco, insomma se il Bianchi deve essere, scusa, faccio un esempio, il nostro Arthur, e non puoi pensare, cioè il 20 loro che non mi ricordo il nome andava sempre a cercarlo il pallone qui, mai, una squadra molto lunga, e poi insomma c'è stato dei momenti in cui devi provare anche a cambiare modo di giocare, probabilmente buttare dentro le due punte, non lo so, insomma oggi ho visto una squadra che secondo me non è neanche stata trascendentale, ma che si è resa conto secondo me che avrebbe fatto rete prima o poi e che avrebbe vinto la partita con il minimo sforzo, e così è stato, e purtroppo questo ci fa capire che se noi dobbiamo fare un campionato di sofferenza, cioè di salvezza, e va benissimo, però bisogna allora giocare anche con questa, mentalizzarsi con questo modo di giocare, non certo come oggi. Anche perché il Cesena, nonostante che la squadra a questo punto, lo diciamo tutti, favorita del campionato, anche se la Torres però le ha vinte tutte, quindi sicuramente un ruolo lo giocherà anche la formazione sarda, è una squadra che fin dall'inizio ha menato, cioè non è una squadra che è venuta qui a fare la prima della classe, ma anzi, tutto sommato, i primi tre ammoniti sono stati tutti e tre del Cesena. Ma assolutamente sì, una squadra compatta, una squadra comunque che aveva le idee chiare, ci ha fatto sfogare, come sempre, noi abbiamo sempre quel primo quarto d'ora, che poi è molto fumoso, perché poi è un quarto d'ora di veemenza, poi all'atto pratico io insomma vorrei ricordare che il primo tiro in porta mi sembra l'ha fatto Mauli, il nostro centrocampista, il secondo tempo, e nel primo tempo loro invece hanno avuto comunque tre occasioni abbastanza nitide. Quindi è una squadra che è venuta qui sapendo che veniva a giocare contro una neopromossa, che voleva comunque fare il risultato e che secondo me si era resa conto che prima o poi avrebbe fatto rete, e la rete dell'1-0 tra l'altro viene da un'azione anche molto lenta, prevedibilissima, scolastica, non c'è stata una preventiva, non c'è stata una diagonale difensiva, insomma questo lascia un po', quindi allora io dico ok, ancora comunque abbiamo una classifica che rispecchia quello che dovrebbe essere il nostro campionato, rivediamo il nostro assetto e il nostro modo di giocare, perché poi questa è una squadra nel suo insieme comunque anche abbastanza modesta, l'Arezzo, per com'è il campionato, quindi bisogna avere coscienza dei nostri limiti e giocare cosciente dei nostri limiti, giocare quindi un calcio più garibaldino, un calcio più compatto, e in partite come questa giocare anche pensando che probabilmente un punto potrebbe essere anche un ottimo risultato, perché se il nostro cammino deve essere salvarsi, questi devono vincere il campionato, allora giocare pensando anche a portare a casa un risultato positivo potrebbe essere importante. Bene Stefano, io ti ringrazio ovviamente per il tuo intervento come sempre, lasciamo poi la linea anche allo studio per ulteriori commenti su queste parole sicuramente sì, molto chiare da parte di Stefano Brandini. No. Ciao Luca, rispecchiato Stefano quello che avevamo detto anche noi in studio in precedenza con Fausto, con Barbara, ci è sembrato che questa sera il Cesena abbia giocato un po' a scacchi, nel senso che atteso il momento utile per piazzare la botta, e sicuramente anche i cambi che ha operato Toscano sono stati decisivi. È una squadra che ha anche molto della mentalità del proprio allenatore, che è un sanguigno, uno che insomma non lascia nulla al caso, e uno che ce lo ricordiamo, mi pare, o due anni fa o lo scorso anno, che litigò con Malotti. L'anno scorso quando Malotti era a Montevarchi, tra l'altro non era anche nelle migliori condizioni fisiche per poter sostenere poi certe polemiche. Però insomma è un allenatore che trasmette anche la sua esuberanza, la sua fisicità alla voglia di combattere della propria squadra, che però è forte, è una squadra
squadrata, una squadra compatta, lo dicevamo anche in partita nel primo tempo proprio con te, non è che vadano molto ai frizzi e lazzi, ma vanno a giocare al sodo, e soprattutto già nel primo tempo hanno avuto tre occasioni nitide, in due è stato bravissimo, sì, Trombini. Insomma, sul risultato non c'è niente da eccepire, la superiorità è stata netta, e quindi per l'Arezzo questa sera, diciamo, è stata una sconfitta in parte preventiva, preventivabile. Ripeto, rimpiango più le occasioni sprecate con il Pontedera e l'Olbia. Ecco, ma a questo punto io chiedo un po' ai miei interlocutori, a questo punto c'è da cominciare a preoccuparsi oppure ancora possiamo stare a osservare, Fausto, questo campionato? Perché obiettivamente, come diceva Stefano, forse bisogna cambiare un pochino anche l'approccio, no, con le partite. Qui se ci dobbiamo salvare, ci dobbiamo salvare cambiando anche l'approccio. Vediamo intanto anche in sovrimpressione le partite, la classifica della Serie C del nostro girone. No, sai, le due vittorie in trasferta con Rimini e Entella hanno reso per ora la classifica positiva, dignitosa, sì, sicuramente, ma sai, il campionato ancora sono poche giornate, quindi bisogna lottarselo fino in fondo. Diciamo che adesso l'Arezzo è nel cammin di... Sì. del mezzo del cammin di nostra via. Sì, sì, se c'è una partita... Ecco, poi ne parleremo comunque anche contro un'avversaria più avanti. Che sta attraversando un buon momento, ma che insomma in teoria dovrebbe essere alla portata dell'Arezzo, quindi è un test ancora più significativo di quello di oggi, perché c'è alcune gare adesso dopo regalate, c'è la SPAL in casa, non sta andando bene la SPAL, ma potenzialmente è una squadra, sì, forte. Però non dimentichiamo che a Recanati non ci sarà Settembrini, esatto, e ci auguriamo di poter recuperare anche Polvani, che è un giocatore molto importante, certo, per quanto riguarda, ricordiamo, lo scacchiere difensivo. Ricordiamo che Masetti è fuori per 4 settimane, quindi insomma... qualche problemino di sicuro c'è. Noi vediamo che Luca è ancora in attesa dei suoi ospiti. Dicevamo comunque questo Cesena è arrivato qui sicuramente voglioso di far bene, però alla fine nel primo tempo non è che poi ha fatto questa partita, no? Io chiedo anche a Luca, che sta aspettando i suoi ospiti, non è che ha fatto questa partita trascendentale, si è limitato ad attendere, a contenere l'Arezzo, un Arezzo che in attacco abbiamo detto non è che ha inciso più di tanto, però il primo tempo, no Luca, ce la potevamo giocare, la partita è stata anche tutto sommato equilibrata. Ma secondo me complessivamente per un'oretta la partita ha avuto questa caratteristica. Chiaro, un Arezzo che non era stato pericoloso, questo sì, però tutto sommato aveva subito in 3-4 folate del Cesena, soprattutto grazie alle giocate di Spendi, l'attaccante albanese, che ha dimostrato veramente le sue grandi qualità. Però sì, anch'io sono convinto che tutto sommato la squadra stava tenendo botta, diciamo, sufficientemente, ecco, senza esagerare, chiaro. Poi l'episodio, come abbiamo detto, di questo fallo di mano che poteva in qualche modo rappresentare una svolta della partita, ovviamente dallo stadio è impossibile vedere, però qualcuno da casa ci ha fatto sapere tramite un messaggio che poteva starci il calcio di rigore. Poi effettivamente dopo il vantaggio del Cesena è cambiata completamente la partita, ma insomma, Cesena è una squadra, è una corazzata di questo campionato, l'abbiamo visto con gli 11 titolari, l'abbiamo visto coi cambi e anche qualche giocatore importante come Donnarumma fuori, insomma, quindi questa è una squadra anche Gunzei, assolutamente, forse anche Gunzei, appunto, cioè è una squadra, io mi permetterei di dire, fuori portata per l'Arezzo, insomma. Poi dopo, se l'Arezzo, come chiaramente adesso prevale un po' anche di amarezza, no? Dopo il risultato, e quindi c'è anche qualcuno che dice che l'Arezzo ha avuto un esagerato debito di riconoscenza nei confronti dei protagonisti del campionato scorso, forse troppi confermati, forse qualcuno che fa un po' di fatica nella nuova categoria, però questo è un ragionamento che secondo me, per come è stato l'inizio di questo campionato e anche come è stato questo strano calendario che comunque ci ha messo di fronte in casa anche a due formazioni molto forti come la Carrarese e come soprattutto il Cesena,
che credo si possa dire che è l'assoluta favorita per la vittoria del campionato, e quindi la valutazione la fai più difficilmente quando incontri queste squadre. Soprattutto, io dico sempre, noi eravamo abituati l'anno scorso a essere noi il Cesena della situazione, esatto. E quindi anche mentalmente, con gli stessi giocatori, con lo stesso allenatore, con l'ambiente che si aspetta tanto, quest'anno non siamo il Cesena, insomma, quest'anno non dico che siamo il Trestina, ma siamo, che ne so, il Poggi Bonsi forse della situazione, ecco, quindi dobbiamo adattarci anche a questa nuova realtà. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi ci ricollegheremo e ovviamente anche commenteremo qui da studio questo Arezzo Cesena tra poco. E siamo di nuovo in studio, pronti a dare la linea a Città di Arezzo, perché è arrivato il tecnico dell'Arezzo, Paolo Indiani. Luca. Sì, allora sì, con mister Indiani in diretta, mister, commentiamo allora questa partita. Buon approccio, la squadra che ha tenuto per un'ora bene il campo, poi il gol subito e l'espulsione sono state due mazzate. Sì, è andato così, un'ora bella, 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 all'altezza di loro. È un rammario forse perché si è preso il gol in momento forse ancora migliore di noi. Peccato, cosa brutta, ecco, rimanere in 10, ci è successo uguale con la Rarese, quando giochi una squadra più forte di te, se regali anche un uomo per mezz'ora buona è dura. Però buonissima gara, contenti, ci devi rafforzare questa partita. Ecco, diciamo sempre, mister, la delicatezza della gestione dei giocatori ammoniti, no? Lei oggi ha sostituito l'unico centrocampista che non era ammonito ed è rimasto in campo Settembrini e Mavuli, però al di là di tutto, in una circostanza di gioco la doppia ammonizione ci può stare, però quella di oggi è un'ingenuità forse troppo grossa da parte di Settembrini. Appunto, si stava per sostituirlo e ci ha fregato, perché non è doppia ammonizione. La doppia ammonizione per fallo è un conto, le doppie ammonizioni come queste è brutto, peccato. Ecco, il Cesena lo sapevamo, una squadra forte, una squadra attrezzata, una corazzata di questo campionato, ma una squadra anche molto fisica, perché la partita poi per un'ora è stata anche una vera battaglia. Sì, indubbiamente hanno tutte le qualità per poter primeggiare, per poter vincere, ma noi siamo stati bravi, noi per un'ora siamo stati alla loro altezza e forse un'ora veramente bella. Bene, grazie a mister Indiani, quindi lo lasciamo ovviamente anche agli altri colleghi qui in sala stampa per i commenti del dopo partita. Ovviamente ci sono anche gli amici e colleghi di Teleromagna proprio qui al nostro fianco, che ricordavano ovviamente con orgoglio le 6 vittorie consecutive che ha ottenuto il Cesena, che se non capisco male sono anche una sorta di record, poi lo chiariremo meglio. Sì, loro hanno iniziato il campionato, mi pare, con una sconfitta a Olbia, poi le hanno vinte tutte. Questa dovrebbe essere la quinta vittoria del Cesena negli scontri diretti con l'Arezzo. L'Arezzo era in vantaggio, però non c'è dubbio che nell'ultima partita e negli ultimi incontri ravvicinati la formazione romagnola è riuscita a portare via l'intera posta. Io con autorità. Non so, tra l'altro, se abbiamo il quadro dei risultati, no? Sì. Perché c'erano anche il resto delle partite, appena, ecco qua, li vediamo, sì, allora, possiamo anche commentare un po', no, che cosa è successo. Questa sera il Perugia ha vinto a Fermo e magari, diciamo, facciamo una battuta, ha fatto anche un regalo indiretto all'Arezzo, considerando le esigenze, diciamo, le ambizioni e la stesura di questa squadra, con gol di Lisi e passi. Poi il successo, e questo è un successo pesante, del Gubbio a spese della Carrarese, che è la seconda sconfitta nelle ultime 4 partite, mi pare, della squadra di Dal Canto, grazie ai gol di Mercati e Montevago. Curiosità, Mercati ha segnato il gol dell'ex, lo scorso anno l'ex centrocampista di scuola Parma, che 2 anni fa era Montevarchi, era a Carrara, sembra che non andasse d'accordo con Dal Canto e ha preferito andarsi a giocare le sue chance a Gubbio, e questa sera forse si è preso una piccola rivincita. Visto che, Luca, parlavamo prima della carenza in fase realizzativa dei nostri attaccanti, una curiosità: questa sera Gori ha segnato una doppietta in Avellino Potenza 4-1, e insomma, un giocatore, un attaccante come Gori
Ecco, dà un peso specifico diverso alla finalizzazione della manovra. Se penso che due anni e mezzo fa criticavano Gori e Caso, sì. Magari averli oggi. Anche che dire. E che dire anche. Che ecco, però Renzo non segno mai. Ecco, ecco intanto no. Stavano arrivando anche dei messaggi. Alcuni telespettatori dicono, ma questo Arezzo davvero è in grado di segnare a un attacco che secondo qualche tifoso spuntato. Che ci ha scritto un attacco un po' spuntato. Io non so chi vuole rispondere. Vedo che vi guardate un po' così. No, infatti sono questi. Infatti sono questi. I problemi in attacco ci sono, manca una punta forte, manca. C'è poco da dire. Non è che si può negare l'evidenza dei fatti. Fausto, questa sera bisogna rendere merito anche a Gucci che ha fatto l'intervento difensivo sì. più importante perché ha salvato un gol fatto praticamente. Sì, no, ma allora Indiani ha detto giustamente, l'Arezzo ha fatto anche una sì, per un'ora. Per un'ora, però voglio dire, torno a ripetere, l'Arezzo non ha costruito un'occasione vera da gol in tutta la partita. Un altro dei suggerimenti che stavano arrivando. Vedo l'Arezzo da una vita e raramente mi è capitato. Partite anche giocate molto peggio di stasera, però considerando il valore del Cesena non ha fatto neanche una brutta partita l'Arezzo, soprattutto per un'ora. Ma qualche occasione da gol, anche in partite giocate molto peggio, l'aveva costruita. Stasera non c'è stata un'occasione, se mi ricordate un'occasione da rete dell'Arezzo, non me la ricordo veramente. Purtroppo. Rispetto anche al primo tempo delle altre due partite. La caratura dell'avversario, tutto quello che volete. Ormai tanto vediamo questa Arezzo, no? Sì, dalla caduta... del regno delle due Sicilie però sì, siamo qua ecco. Sì, è difficile poi anche commentare no? Quando non si vedono occasioni da gol perché poi arrivano appunto i messaggi dicono sì però non ci sono state azioni, dobbiamo rimediare qualcosa in avanti. No, è una squadra questa che... sera un po' più l'attacco sotto attacco paradossalmente è una per squadra un gioco che di parole. Ma anche in difesa comunque qualcosa o la fase difensiva diciamo così c'è da rivedere perché tutte le volte si prende gol, cioè non c'è una partita in cui non prende gol, evidentemente anche qui c'è qualcosa che non va, perché ecco, se in sette partite non solo, hai Fausto, sempre preso gol. Fausto, non solo nelle partite ufficiali ma anche nelle amichevoli esatto. con le squadre di Serie D esatto. da luglio a oggi. Hai sempre preso gol, evidentemente c'è qualcosa da registrare, anzi più di qualcosa da registrare. Siamo tutti d'accordo, l'obiettivo della società l'ha detto di salvarsi ho capito, e quindi bisogna... se ti dicono ti devi salvare ti dicono che sarà un campionato di sofferenza, parliamoci chiaro. Detto questo bisogna stare attenti perché non dico ora l'ultimo posto che retrocede direttamente ma la quintultima fa i play out, quindi bisogna comunque mettere 5 squadre dietro e bisogna trovare qualche soluzione. Sicuramente è una squadra che andrà rinforzata al momento opportuno, su questo non c'è il minimo dubbio. Credo che Giovannini e Cutolo, la società l'abbiano già capito, voglio dire. Ecco. Però c'è da arrivare a gennaio, è lunga ancora. Tra l'altro ricordiamo che qualche soluzione va trovata. La prossima in casa è sempre di lunedì, sì. Abbiamo la SPAL, quindi insomma. Un altro suggerimento di chi ha visto la partita, ma questo gioco sempre costruito dal basso, che è un gioco insomma che a guardare bene molte squadre fanno, ma è produttivo in Serie C? Luigi? Ma no, su questo non sono d'accordo. L'importante è avere gli interpreti giusti. A mio avviso mancano degli interpreti giusti, manca, ripeto, un centrocampista di qualità che sappia dettare i tempi, ma soprattutto manca anche una fase offensiva più ragionata, perché qui si gioca sempre con questi esterni dal piede invertito. Esatto. L'esterno dovrebbe lavorare in funzione anche della punta centrale. In questa maniera il centravanti non becca mai un gol decente. Mi dite un po' l'Arezzo come deve andare a fare gol, sfruttando le palline attive? Non lo so, francamente, e qui vorrei dirlo a Indiani perché lui mi ha detto ha visto per 60 minuti una bella Arezzo. Io, ecco, diamo la linea a Luca. Luca. Sì, allora con Antonio Davide, uno dei protagonisti di questa partita che è stata una vera e propria battaglia, no? Una partita che è sicuramente anche molto maschile, anche molto muscolare, anche per voi che siete una squadra di grande qualità. Sì, dai, la partita è stata molto tirata, dai, molti cartellini, e fin dall'inizio è stata molto tirata e anche loro sono una bella squadra, dai, molto, molto rognosa, però noi abbiamo saputo controllare la partita, soprattutto il secondo tempo, ed è andata bene.
Qual è stata la vostra caratteristica vincente, secondo te, vista dal campo? Anche ti chiedo, l'Arezzo, che impressione ti ha fatto? Secondo me la caratteristica vincente, secondo me, è che siamo sempre lì a martellare, e a martellare senza con tutte le forze che abbiamo fino alla fine. Ovviamente dopo le squadre non sono pronte mentalmente, noi siamo ovviamente più forti e siamo andati a vincere la sta partita. Una battuta anche sull'Arezzo. L'Arezzo è una mi è sembrata una buona squadra, poi lo stadio veramente immenso, veramente tanta roba. Però anche l'Arezzo si vedeva che voleva vincere la partita, ci teneva, era molto rognosa, e gli faccio i complimenti all'Arezzo. Bene, complimenti anche a te, complimenti ad Antonio Davide, grazie per essere stato con noi in questa nostra diretta. Quindi neanche torno allo studio, è arrivato anche l'allenatore del Cesena, Domenico Toscano. Ovviamente quando avrà finito l'intervista con i colleghi di Teleromagna poi ascolteremo anche la sua valutazione. Dato a Davide, ma è un ragazzino del 2004, è alto quanto te e già gioca con una grande autorità, anche cattiveria, giusto. Tra l'altro porta il cognome di un grande difensore del Milan degli anni 60, quindi sì, non so se sarà il nipote, non lo so. È il 2004, Davide. È il 2004, quindi, l'abbiamo visto, poi insomma vederlo guarda, fa ancora più effetto vederlo, da vicino. Ecco, noi abbiamo poco più di un minuto alla pubblicità, io forse direi di andare perché poi andiamo subito in pubblicità, così poi facciamo subito con Toscano. Siamo tornati di nuovo in studio, vi ricordo che siamo in collegamento con lo stadio Città di Arezzo dove c'è Luca Caneschi, siamo in attesa dell'allenatore del Cesena Toscano, abbiamo visto, abbiamo anche sentito le parole, insomma non so quanto sincere, ma sembravano di sì, giocatore del Cesena, che insomma l'Arezzo voleva vincere la partita, uno stadio immenso, quindi significa che il tifo si è comunque fatto sentire, forse è uno degli aspetti più belli, questa curva che si fa sentire, che è presente in queste partite, no? Abbiamo sentito proprio tutta la partita nonostante poi il risultato sia tra virgolette precipitato nel secondo tempo. Sul fronte Arezzo questa sera i migliori sono stati i tifosi, anche da casa, perché stanno scrivendo, interagendo. Vedendo, ripensando a Davide, no, che mi ha fatto effetto proprio vedere questo ragazzino che poi insomma ha giocato con la maturità di un difensore smaliziato, vorrei ricordare che Cesena da sempre per tradizione ha un vivaio molto ben calibrato. E c'è anche un'altra particolarità, se ben ricordiamo, due anni fa, proprio nella stagione disgraziata che culminò con la retrocessione dell'Arezzo in Serie D, quell'anno la formazione Amaranto ebbe la soddisfazione di vincere il campionato Primavera 3 o 2, tutti quei numeri, mi ricordo. Però la finale fu giocata proprio contro il Cesena, dove giocavano i fratelli Spendi, e di quel Cesena, di quella squadra, 5 fanno parte della rosa attuale che è a disposizione di Mimmo Toscano. Quindi ecco, anche questo ti dà un segnale, una mentalità, un fatto che loro sui giovani ci credono veramente e soprattutto amano allevarli in casa, ecco, e non c'è dubbio che i due Spendi, tra l'altro uno è finito in Serie A all'Empoli e l'altro insomma, eccolo qua, dovrebbe esserci Toscano. Toscano, prego. Luca. Allora, ci siamo quindi in diretta anche con l'allenatore del Cesena, Domenico Toscano. Innanzitutto complimenti, perché abbiamo saputo che questa sesta vittoria è anche un record eguagliato nella storia del Cesena. Quali sono state le carte per ottenere questo successo? Ma sapevamo che era un campo difficile, quello di Arezzo, una squadra dinamica, una squadra tecnica, soprattutto da centrocampo in avanti. Si era un po' sporcata la partita nel primo tempo e noi non dovevamo cadere nel tranello di andare dietro all'Arezzo, che voleva metterla sul piano dell'agonismo, del ritmo, e i ragazzi continuare a giocare, perché poi le occasioni abbiamo create anche il primo tempo, però eravamo un pochettino poco lucidi perché ci facevamo portare dal nervosismo. Il secondo tempo sono stati più tranquilli, chi è entrato ha fatto bene, ha messo in campo forze fresche e qualità, e questa è stata la chiave della partita.
Ecco, tra l'altro quando il gol, diciamo decisivo, anche se poi è stato anche il 2-0, arriva da un giocatore che subentra alla panchina, gli allenatori si dice sono sempre soddisfatti. Tra l'altro è uscito anche un giocatore importante, seppur giovanissimo, come Berti. Qual è stata la chiave di questo cambio? Ma Tommaso sta facendo tante partite consecutive di grande livello. Oggi dal punto di vista della corsa ha dato tanto come sempre. Dal punto di vista della qualità è mancato un pochettino, ma ci può stare che un ragazzo dopo 5-6 partite possa pagare un attimino. Ho bisogno di forza, di qualità, di gente che teneva alto il ritmo della gara e dava anche qualità. E chi è entrato l'ha fatto egregiamente. Come se le faccio un'ultima domanda, un po' una battuta, perché visto dalla tribuna lei veramente che uno in panchina non si risparmia, ma quante energie si consumano anche dirigendo la squadra come fa lei, praticamente entra in tutte le dinamiche delle azioni? Ma lo faccio con piacere, perché poi sono un allenatore passionale, si fa trasportare dalla partita e a volte anche esagero, non dovrebbe essere così, però è bello giocare la partita insieme ai ragazzi. Bene, grazie, complimenti ovviamente, buon proseguimento di campionato anche a mister Toscano e al suo Cesena. E tra, l'altro, che Luca... tra l'altro ci hanno comunicato che non ci saranno giocatori dell'Arezzo che verranno oggi qui nella sala mista, insomma. Tra l'altro Luca, nell'elenco dei cattivi è finito anche Toscano, che è stato ammonito, se non vado errato, ammonito, nel primo sì. tempo, quindi è un allenatore fra virgolette esuberante. Quindi torniamo in studio. Sì. Luca, hai altri ospiti? Hai detto che non arriveranno giocatori dell'Arezzo? No, ci possiamo salutare e chiudere qui il nostro collegamento in diretta dallo stadio. Allora, grazie a Luca Caneschi, grazie anche a Daniele Cionnini che è in sua compagnia per i collegamenti. E noi torneremo ovviamente in questa versione, perché anche la nostra trasmissione si deve un po' adeguare, no, a questo campionato. Torneremo in versione serale fra due settimane, quando arriverà qui la SPAL, però abbiamo visto la partita con il Cesena, però io direi che ci potremmo magari adesso rilassare un attimo e concentrare sul prossimo avversario. Credo che ci sia una scheda preparata dal nostro Luigi Alberti, un avversario oserei dire, per distendere un po' l'ambiente, poetico, visto che andiamo a giocare nella patria di Giacomo Leopardi, affronteremo la Recanatese. Allora vediamo il contributo, la scheda di Luigi Alberti. Dovrebbe arrivare. Intanto magari, parliamo un attimo di questo. Aspettiamo un attimo, parliamo di Recanatese, che è la... Intanto c'è un precedente dai tempi di Cosmi, e anche positivo, perché mi pare che l'Arezzo vinse il comunale, pareggiò con un gol di Loreto e pareggiò nelle Marche. Allora non si giocava, cioè non su un campo sintetico come adesso c'è a Recanati. L'ho preso due volte, una volta mi ricordo fu giocata la partita del 2 gennaio, il primo anno che l'Arezzo riparte dalla D, e finì 1-1 fra Arezzo e Recanati, al comunale. Sì. Quando noi giocavamo nel girone con le marchigiane, sì. Era l'anno anche della Maceratese. Bravo. E quindi sì. Ricordo bene, insomma, erano campi difficili quelli. Naturalmente le condizioni, i tempi sono cambiati, e come tale adesso la Recanatese è al suo secondo anno consecutivo in Serie C, è allenata da un ex allenatore, da un ex giocatore dell'Arezzo, Cip Pagliari, sì. Che ha giocato all'Arezzo nel 86-87. Fece un gran gol contro la Lazio, un gol straordinario, sì. Segnò poco, ma quel gol lì me lo ricordo Arezzo, bene. Lazio 1-1. Gol di Pagliari e Acerbis. Sì, fu veramente una prodezza ad altri tempi, useremmo dire. Vediamo adesso se ci siamo. Io chiedo lumi alla regia. Se non si trova. Non si trova la scheda, allora dobbiamo presentarla così, sì. La Recanatese. Ecco, la squadra che gioca con i 3, mi pare con il 3-5-2. Anzi, con il 3-4-1-2, c'ha due giocatori secondo me molto pericolosi, e sono l'attaccante Sbaffo, uno si riconosce bene perché gioca, sembra un beat degli anni 60 con questi capelli lunghi fino a qua, io non so come fa, proprio come quelli che hanno la barba alla Moscardini, questo c'ha i capelli, tutta invidia la mia, perché vorrei avere i capelli come lui, e però il giocatore più forte e più pericoloso è Melchiorri, non ha certo bisogno di presentazioni, l'ho visto lo scorso anno a Montevarchi
quando giocava con l'Ancona, non tocco palla per tutta la partita, ero insieme a Mario Palazzi, all'ultimo una girata, un gol straordinario e insomma Mecchioli è un giocatore da tenere sempre a bada, perché se gli dai 20 centimetri ti fa male. Ecco, io ho sentito prima qualcosa, l'avete trovata? No? Sì, eccola, l'abbiamo qua. Trovata, allora la mandiamo subito in onda. Occhio alla Recanatese, non avrà il blasone del Cesena, ma resta una squadra di categorie che soprattutto sul suo campo non è da sottovalutare. Si gioca in altura e sul terreno sintetico. In panchina c'è una vecchia conoscenza del calcio di casa nostra, Fabrizio Cip Pagliari, che vanta dei trascorsi in maglia Maratto, stagione 87-88, modulo 3-5-2. Tra i giocatori più interessanti spicca il talentuoso Melchiorri, ex Perugia ancora, giocatore per i se gli lasci lo spazio utile, uno che si nota bene all'attaccante sbaffo che ha una chioma anni 70, è pericoloso soprattutto se gioca di profondità. In mezzo al campo c'è Carpani, centrocampista puntiglioso, ex Fano e Montevarchi, dove si segnalò per un grande finale di campionato due anni fa. La Recanatese con 10 punti in classifica attualmente si trova al settimo posto. Nell'ultima partita ha vinto Rimini dopo il doppio vantaggio firmato proprio da Carpani e Melchiorri. La squadra marchigiana è stata rimontata da Rimini prima con Lamesta e successivamente con Morra, ma ha trovato il gol partita in overtime con Longobardi, nome simile a Leopardi. Vedremo se domenica quell'Ermo Colle sarà sempre caro, soprattutto ai colori amaranto. Con questo tocco poetico, diciamo che proviamo a guardare verso l'infinito, sì, allora bene, aggiungiamo questo. Fausto, quanto sarà complicata poi questa trasferta? Perché attenzione, abbiamo visto anche con Olbia, Pontedera, sì, ma sono squadre abbordabili, poi abbiamo visto che cosa è successo. Ma ho quasi l'impressione che l'Arezzo in trasferta sia un pochino più, non so, rilassata o comunque un pochino più determinata. No, ma lo disse dal canto, che l'Arezzo è una squadra che gioca meglio in trasferta. Ma sempre. Anche l'anno scorso, sì, sì. Ora, perché poi l'anno scorso lo facevi anche dei risultati in casa, perché la squadra era la più forte del campionato, ma come caratteristiche questa squadra, ci sono diversi giocatori dell'anno scorso, è più portata a giocare fuori casa che in casa. C'ha queste caratteristiche qui. Si gioca, penso che sia la prima volta quest'anno che l'Arezzo gioca di domenica in campionato. Alle 4, sì, alle 16:15. Finalmente anche una partita di domenica, perché in questo calcio era. Ora, anche, su questo avrei tutto. Da obiettare alcune cose, ma non per motivi. Tecnicamente per noi è abbastanza complicato. No, magari, ecco, sì, quello è vero. Però insomma qualche partita di domenica. Anzi, ricordiamo l'appuntamento con Teletruria Football Live, alla fine della partita ci saranno i collegamenti. E 15, quindi giusto. Alle 18:30 ci collegheremo con Recanati per avere l'impressione in diretta. Sì, ma ora del comunque post Recanatese. A parte insomma domenica o lunedì, che poi era anche, sì, parlando sì. Insomma più è una partita delicata, perché la Recanatese sta vivendo un buon momento, una buona classifica. Però è una partita che l'Arezzo dovrà cercare quantomeno di non perdere. E non dimentichiamo che mancheranno Settembrini e speriamo di recuperare Polvani. Manca Settembrini sicuro e Polvani, non lo so, vediamo. Certo, dovrà essere comunque una settimana anche di riflessione e di ripartenza immediata, perché poi le partite, no? I turni vanno avanti, i punti non vanno persi per strada, soprattutto laddove uno se la può giocare. Bene, noi finiamo qui, io ringrazio i colleghi Luigi Alberti, Fausto Sarrini. Grazie. Abbiamo ricordato i nostri cambiamenti in virtù del campionato, ecco, lunedì invece torneremo in versione normale alle 21:30. Grazie e ovviamente, dato i colori amaranto, sempre Forza Arezzo. Buonasera. Arrivederci. Buonasera.